Bentornati in un nuovo video su Pokémon Scarlatto e Violetto. Il video di oggi è un video un po' estivo, giusto per andare a vedere un argomento che magari non tutti ancora conoscono. Infatti ci prendiamo una breve pausa da tutti quei video sulle build che comunque ritorneranno, ma appunto magari in questo mese di agosto, un po' estivo, andremo a vedere qualche altro aspetto del gioco e magari qualche curiosità generale sui Pokémon, un po' come in questo video, e non è detto che non possano arrivare magari anche video di altri giochi Pokémon e non solo di Pokémon Scarlatto e Violetto. E nel video di oggi andremo ad affrontare l'argomento della strategia FIAR. Paura, eh? La strategia FIAR è una strategia che può esservi più o meno utile, più che altro è una curiosità che volevo farvi sapere, con cui potete andare a uccidere praticamente qualsiasi Pokémon di qualsiasi livello con un Pokémon di livello molto basso o comunque inferiore. Intanto, prima di partire, la strategia FIAR è un acronimo e la F sta per Focus Sash, cioè Focal Nastro, la E sta per Endeavor, cioè rimonta, la A sta per Quick Attack, cioè attacco rapido, e la R sta per Rattata, perché inizialmente questa strategia andava effettuata solo o praticamente quasi esclusivamente con Rattata. Ovviamente in questo gioco addirittura non c'è Rattata in Pokémon Scarlatto e Violetto, ma comunque poi con l'avvenirsi delle varie generazioni è stato possibile eseguire questa strategia con moltissimi altri Pokémon. E la strategia consiste nell'utilizzo principalmente di Rimonta. Diciamo che Rimonta delle quattro parole dell'acronimo è la parte fondamentale. Tutte le altre quattro parole possono essere leggermente sostituite o variate, ma rimonta è la parte fondamentale e chiave della strategia. Infatti, rimonta è una mossa che porta l'avversario alla stessa quantità di PS che avete voi. Quindi, come magari avete già intuito, o magari lo conoscevate già questa strategia, appunto, questa consiste nel subire un attacco, essendo noi di livello basso e subendo un attacco da un Pokémon di livello molto più alto, dovremmo essere one shottati da quell'attacco, ma avendo appunto il Focal Nastro resisteremo con un PS. Dopo che lui ci ha attaccato e noi abbiamo resistito con uno di vita, faremo rimonta. E questo porterà appunto a uno di vita anche il Pokémon avversario, non importa quanto questo sia forte. E poi, utilizzando una mossa con priorità più elevata, per esempio attacco rapido, andremo a uccidere quel Pokémon. E quindi, anche se il nostro Pokémon è di livello molto basso e quindi non ha statistiche di attacco abbastanza forti per uccidere quel Pokémon, quell'uno rimanente di PS sarà facilmente togliibile appunto con un attacco rapido. E quindi andiamo subito a vedere questa strategia. Sono qui nel Bioterrarium, dove dovrebbero esserci in realtà dei Pokémon forti, e proviamo a effettuare questa strategia, per esempio con questo Pyroar. Non è detto che funzioni, infatti questa strategia ha molte problematiche che andremo a vedere a breve, ma vado prima a dimostrarvi come dovrebbe funzionare. Questo è uno Squawkabilly, come vedete a livello 6, come mosse vedete che ha attacco rapido e rimonta. Quindi noi adesso faremo rimonta, verosimilmente Pyroar attaccherà prima di noi e ci porterà, ecco qua come vedete, a 1 di vita. Noi sopravviviamo con il Focal Nastro, facciamo rimonta e quindi portiamo anche lui a 1 di vita facendo questa rimonta come vedete. E vedete, appunto, essendo comunque a livello 6, riusciamo a portarlo a 1 di vita grazie a rimonta. E adesso, usando attacco rapido, dovremmo attaccare prima di lui e come vedete, appunto, siamo andati a ucciderlo. Quindi questa è la dimostrazione di come funziona. Chiaramente, come dicevo, questa strategia ha molte, molte problematiche. A parte che adesso siamo anche saliti di livello, ma di questo parleremo dopo. Comunque, dicevo, questa strategia può avere moltissime problematiche. Nel frattempo ho tagliato, ma semplicemente un Pyroar ci ha attaccato e ci ha impedito di fuggire, quindi ha ucciso il nostro Squawkabilly. Comunque, stavo dicendo, questa strategia può avere moltissime problematiche che andiamo a vedere subito e poi magari andremo avanti a parlarne un po'. Intanto, le varie problematiche possono dipendere dal fatto che non funzioni il Focal Nastro. E il Focal Nastro può non funzionare per moltissimi motivi. Può esserci rubato o rimosso, per esempio con la mossa rapido scambio o divieto. Potrebbe esserci anche la problematica che la nostra vita venga danneggiata e quindi renda inutilizzabile il Focal Nastro, perché il Focal Nastro funziona solo se abbiamo piena vita. Quindi se per esempio entriamo e ci sono per esempio le levitorocce o le fiele punte o magari c'è una tempesta di sabbia, questa ci toglierà un pochino di vita, tanto da non far funzionare il Focal Nastro. Poi ovviamente anche le mosse multicolpo rendono inutilizzabile il Focal Nastro, quindi se il Pokémon che andiamo ad affrontare ci fa una mossa multicolpo ci ucciderà comunque. Anche i vari problemi di stato possono crearci dei danni come scottatura, avvelenamento, ma anche la confusione, ma ovviamente anche l'addormentamento o per esempio anche il tentennamento. Tutto questo può rendere inutilizzabile la strategia FIAR. E poi ovviamente può esserci anche un problema di magari
qualche abilità che renda, come dicevo, inutilizzabile il focal nastro, o che veniamo colpiti magari da albitorso l'elmo o da un'abilità con carta vetro e così via. Quindi queste sono tutte le problematiche relative al focal nastro. Vi segnalo che in questa strategia Fear il focal nastro può essere sostituito da un Pokémon con l'abilità Vigore. L'abilità Vigore fa esattamente la stessa cosa che fa focal nastro, solo che non è uno strumento tenuto, e quindi in quel caso possiamo dargli un altro strumento e come abilità avremo l'abilità Vigore, che appunto ci farà resistere a uno di vita se abbiamo piena vita. Però anche l'abilità Vigore può avere dei problemi, come dicevamo. Infatti anche questa abilità può essere cambiata o rimossa, quindi per esempio un Pokémon con l'abilità Rompiforma ce la può togliere, o un Pokémon con Baratto ci può appunto rimuovere l'abilità Vigore. Quindi sia l'abilità Vigore che il focal nastro possono avere dei problemi. In più, ovviamente, un grosso problema di questa strategia è che i Pokémon Spettro sono immuni alle mosse normali, quindi sarà immune sia a rimonta sia in questo caso anche a attacco rapido, però vabbè, ci sono anche delle mosse con priorità elevata che non sono di tipo normale, ma rimonta rimane sempre di tipo normale e quindi possiamo avere questo problema. In realtà, se usiamo un Pokémon per effettuare la strategia Fear con l'abilità Nervi Saldi, potremo anche utilizzare la strategia su un Pokémon di tipo Spettro. Poi, altri problemi che ci possono essere è se l'avversario attacca dopo di noi, quando usiamo rimonta, non lo porteremo a uno di vita. Quindi se lui, per esempio, seleziona una mossa a bassa priorità, o se semplicemente è più lento, o se siamo in distorta zona, lui attaccherà dopo di noi, quindi noi usiamo rimonta quando ovviamente siamo ancora a piena vita e quindi non funzionerà. Oppure un altro problema è se attacca prima di noi, quando noi usiamo l'attacco con priorità elevata. In quel caso vogliamo attaccare prima noi, perché appunto siamo a uno di vita e quindi dobbiamo per forza noi attaccare per primi e quindi uccidere il Pokémon che sarà anche lui a uno di vita. Questo può succedere sempre se, per esempio, il Pokémon che andiamo ad affrontare seleziona una mossa con priorità più alta della nostra, o magari pari alla nostra, ma lui ha velocità più alta di noi. Altri problemi possono essere anche dei fattori che magari negano le mosse con priorità elevata, come abilità tipo Coda Armatura o Regalità, oppure semplicemente la presenza del campo psico. Inoltre, un altro problema può essere anche che il nostro avversario vada a recuperare vita, per esempio con gli avanzi o con delle bacche o con qualsiasi altro tipo di mossa che possa utilizzare. E quindi questi sono svariati problemi, come vi dicevo, che possono esserci nella modalità Fear, che sicuramente non è una strategia al 100% funzionante, è più che altro una curiosità che volevo rendervi nota. E più che altro, per quanto riguarda il PvP, sì, potete utilizzarla in PvP, ma nelle lotte in doppio, chiaramente il problema aggiuntivo che ci può essere è che, chiaramente, andando ad affrontare due Pokémon, questi due potrebbero entrambi targettare il nostro Pokémon che vuole andare a effettuare la strategia Fear. Questo ovviamente si può risolvere con magari una mossa come sono qui, o per esempio un bruciapelo dell'altro Pokémon che abbiamo anche noi, perché chiaramente se il nostro avversario ne è due, anche noi ne abbiamo due, e quindi possiamo fare un bruciapelo su un suo Pokémon per non farci fare due hit sul Pokémon che vuole fare la strategia Fear, o magari appunto fare un follow me, cioè un sono qui, e appunto non farci uccidere il Pokémon della strategia Fear. Però in quel caso il Pokémon non andrebbe a uno di vita, quindi comunque ci possono essere vari problemi. Sicuramente non vi consiglio la strategia Fear in PvP, soprattutto a rank abbastanza alti, perché appunto ci sono mille modi per rendere inutilizzabile questa strategia. Però magari a livelli abbastanza bassi, in cui non è ancora così esperta quella persona che appunto andiamo ad affrontare, potrebbe magari in qualche caso anche funzionare. Detto questo, andiamo a vedere qualche altro dettaglio sulla strategia Fear. Come dicevo, per quanto riguarda la F di Fear, cioè il focal nastro, questo può essere sostituito da Vigore, quindi da un'abilità, e quindi in quel caso potremo cambiare lo strumento tenuto e magari dare, per esempio, gli scarponi robusti che appunto ci proteggono da fiele punte e così via. E quindi appunto risolvere qualche problema della strategia Fear in questo modo. Poi, appunto, come vi dicevo, se il Pokémon invece dovesse avere l'abilità Nervi Saldi, risolviamo un altro problema, che è quello che i Pokémon Spettro non potrebbero essere soggetti alla strategia Fear. Ma chiaramente tutti i problemi insieme non possiamo risolverli, perché appunto o a Vigore e quindi diamo gli scarponi, o a Nervi Saldi e quindi dobbiamo dare il focal nastro, non si può chiaramente risolvere tutto. Poi, per quanto riguarda la E di Fear, cioè Endeavor, cioè rimonta, questa non può essere sostituita. L'unico modo è appunto avere la mossa rimonta, mentre per quanto riguarda le mosse con priorità elevata, quindi la A, cioè Quick Attack, possiamo ovviamente dare altre mosse. Non è necessario dare attacco rapido, possiamo dare Acquagetto, Geloscheggia, Extra Rapido, ci sono moltissime mosse che possiamo dare. È meglio chiaramente dare una mossa con priorità 2 che con priorità 1, perché appunto nel caso in cui il nostro avversario utilizzi una mossa con priorità 1, noi saremo a priorità 2. Non so se lo sapete questo discorso delle priorità, intanto vi segnalo che
chiaramente in una lotta Pokémon, adesso vado qui nel box che dopo vi farò vedere qualche altro Pokémon per effettuare questa strategia, in una lotta Pokémon, dicevo, i Pokémon più veloci attaccano per primo, come ovvio che sia, ma tutte le mosse hanno una priorità. E comunque, essendo che quasi tutte le mosse, diciamo un 90-95% delle mosse hanno una priorità 0, quindi sono tutte settate a una priorità di 0, in questo caso, avendo le mosse tutta la stessa priorità, attaccherà il Pokémon più veloce. Ma se un Pokémon seleziona una mossa con priorità 1 e l'altro Pokémon seleziona una mossa con priorità 0, chiaramente il Pokémon che seleziona una mossa con priorità 1 attaccherà per primo, indipendentemente dalla differenza in velocità dei due Pokémon. Quindi questa è la priorità, giusto un breve riassunto per chi non lo sapesse. E quindi, appunto, se il nostro Pokémon dovesse avere una mossa con priorità 2, ci toglieremmo tutti i problemi derivanti dal fatto che l'altro Pokémon potrebbe avere una mossa con priorità 1. La priorità va da meno 7 a più 7, ma le mosse che possono fare danno, diciamo che arrivano massimo a una priorità di più 2. Volendo c'è Bruciapelo che può arrivare a più 3, ma Bruciapelo può essere usata solo all'inizio della lotta e quindi chiaramente non è così un problema. Quindi diciamo che sicuramente è meglio dare extra rapido rispetto ad attacco rapido, perché in questo caso ci togliamo qualche problematica. E poi, per quanto riguarda la R, cioè Rattata, possiamo invece, come vi dicevo, sostituire a qualsiasi altro Pokémon. E infatti qui ne abbiamo degli esempi. Poi un altro discorso è chiaramente che è meglio se il Pokémon è di più basso livello possibile, perché appunto noi vogliamo essere più lenti del Pokémon avversario per subire il danno e poi fare rimonta, quindi non vogliamo essere veloci, e poi vogliamo avere bassa difesa, bassa vita, bassa difesa speciale, tutto al minimo per appunto andare esattamente a 1 DPS. Quindi ovviamente avere un Pokémon di basso livello è la cosa più importante. E quindi utilizzando il Pokémon, dopo questo, come avete visto con Squaccabilly che era a livello 6, dopo questo salirà di livello e quindi sarà sempre più difficile poter effettuare la strategia Fear. Adesso se io andassi a curare nuovamente questo Squaccabilly potrei ripetere questa strategia, poi lui però salirebbe nuovamente di livello e così via, poi sarebbe sempre più un problema utilizzarlo, perché magari a livello 50 non va a 1 di vita perché ha abbastanza difesa da reggere un colpo e quindi non si potrebbe più effettuare questa strategia. E quindi qualche esempio che volevo darvi, per esempio questo Squaccabilly era a livello 6 perché rimonta era un MT, mentre attacco rapido Squaccabilly la impara a livello 6. Un altro Pokémon che potete utilizzare è per esempio Flamigo, che anche lui, come vedete, ha l'abilità Nervi Saldi, quindi questo può colpire anche un Pokémon spettro, tiene come vedete il Focal Nastro e ha finto attacco e rimonta. Finto attacco è ancora meglio di attacco rapido per due motivi: uno, ha priorità più 2, quindi come detto è ancora più veloce della maggior parte delle mosse, e soprattutto può bucare le Protect, quindi appunto se un avversario usa protezione o ago difesa, se si protegge in qualsiasi modo, finto attacco colpirà lo stesso. Ovviamente Flamigo può imparare finto attacco dal livello 21 e quindi come vedete questo è il minimo livello a cui si può utilizzare un Flamigo per la strategia Fear. In realtà non è vero, ho appena detto una cosa inesatta, perché è vero che la impara a livello 21, ma non so se sapete che se fate un uovo con due Pokémon che conoscono la stessa mossa, il Pokémon che nascerà la imparerà già dal livello 1, cioè da quando schiudete l'uovo. Quindi vi basterà prendere un Flamigo femmina a livello 21 che ha imparato finto attacco, un Flamigo maschio a livello 21 o superiore chiaramente che conosce finto attacco, e facendo un uovo uscirà questo Flamigo, vedete, livello 1, che però conosce finto attacco. Quindi in realtà potete anche farlo con qualsiasi Pokémon, basta che i genitori conoscano la mossa anche se questa viene imparata a un livello più alto rispetto a livello 1. E quindi potevo farlo benissimo anche con questo Squaccabilly, io l'ho fatto a livello 6 perché tanto tra livello 1 e livello 6 non cambia tanto, ma appunto livello 21 inizia ad essere un livello un po' alto e quindi ho preferito questo Flamigo che sicuramente a livello 1 avrà meno difesa e così via. Poi potete usare anche Tinkating per esempio, che anche lui può imparare finto attacco e rimonta, come vedete tiene il Focal Nastro e in questo caso ha l'abilità Rompiforma. Questo ci può anche in questo caso essere d'aiuto se per esempio andiamo ad affrontare qualche Pokémon che ha qualche abilità che ci può magari dare noia. Un altro Pokémon che potete utilizzare è per esempio Komala, anche lui impara in questo caso Sbigo Attacco, anche questa è a priorità più 1, ma vi segnalo che Sbigo Attacco funziona solo se il Pokémon ha selezionato una mossa di attacco, cioè se il Pokémon avversario vi sta attaccando in quel turno, quindi avrete precedenza su di lui, ma solo se lui vi sta attaccando. Se lui per esempio usa, non so, Calmamente, Sbigo Attacco fallirà, quindi dovrete rifarlo chiaramente. Però, come dicevo, anche Komala impara Sbigo Attacco al 31, ma prendendo un Komala maschio e un Komala femmina che hanno imparato Sbigo Attacco, nascerà un Komala a livello 1 che conosce comunque Sbigo Attacco e quindi
può avere, come dicevo, sbigo attacco e rimonta. L'abilità in questo caso è sonno assoluto, che vi protegge da qualsiasi problema di stato, quindi in questo caso siamo protetti magari da scottatura, avvelenamento e tutte quelle problematiche che abbiamo visto prima. Un altro che potete usare è per esempio Delibird. In questo caso può imparare sia gelo scheggia che attacco rapido, sono tutte e due mosse priority di priority più uno, e può imparare rimonta. In questo caso sono mosse uovo, quindi potete benissimo insegnargliele già a livello 1, e in questo caso la sua abilità è spirito vivo, quindi in questo caso non potrete essere addormentati. Come vedete, tutti questi Pokémon tengono il focal nastro perché non abbiamo l'abilità vigore. Un ultimo che vi segnalo che potete usare ovviamente è Smeargle, perché potendo imparare qualsiasi mossa basterà prendere uno Smeargle a livello 1, fare schizzo su extra rapido, schizzo su rimonta, e imparerete queste due mosse o qualsiasi altra mossa priority se preferite. Io ho dato extra rapido perché appunto ha priorità più 2, e come vedete abbiamo l'abilità mente locale giusto per proteggerci dalla confusione, e anche lui tiene il focal nastro. Adesso andiamo a vedere gli ultimi Pokémon che volevo segnalarvi, che sono invece i Pokémon che possono avere l'abilità vigore. In particolare Donphan può avere vigore, perché come vedete anche Fanfi può effettuare la strategia Fear, ma lui non ha l'abilità vigore, quindi dovete dargli il focal nastro, e può imparare come vedete come priority gelo scheggia e poi sempre rimonta. Invece Donphan acquisisce l'abilità vigore, quindi dovreste prendere un Fanfi, farlo evolvere a livello 25, e appunto adesso con l'abilità vigore che avete ottenuto dall'evoluzione potete togliere il focal nastro e dare un altro strumento tenendo sempre gelo scheggia e rimonta. L'unico modo per avere, come ho io in questo caso, un Donphan a livello 1, questa diciamo che è una piccola chicca, è appunto trasferirlo da Pokémon Go, perché in Pokémon Go i livelli per l'evoluzione non contano, potete far evolvere un Pokémon a qualsiasi livello, quindi basterà trovare un Fanfi a livello 1 o addirittura un Donphan e appunto poi trasferirlo, e quindi avrete appunto un Donphan a livello 1 e quindi avrete l'abilità vigore. E quindi vedete che io ho dato in questo caso gli scarponi robusti, giusto per proteggerci, come dicevo, dai vari entry hazard che possono esserci nel gioco. E poi un altro ultimo che vi segnalo, ma ce ne sono moltissimi, non sono solo questi, è per esempio Sudowoodo. Anche Sudowoodo può imparare sbigo attacco e rimonta, come vedete è a livello 2, perché Bonsly ovviamente anche lui può imparare sbigo attacco ma non può imparare rimonta, quindi Bonsly non può essere usato per la strategia Fear, però vi segnalo che sbigo attacco lo impara intorno a livello 28, e tra l'altro non può evolversi Bonsly finché non impara mimica, che impara a livello 16. Però anche in questo caso, con un Sudowoodo maschio e un Sudowoodo femmina che conoscono sbigo attacco e che conoscono anche mimica, vi nascerà un Bonsly che conosce sbigo attacco e mimica a livello 1. Vi basterà farlo salire di un livello e si evolverà appunto in un Sudowoodo, quindi a livello 2. Poi io gli ho fatto dimenticare mimica e gli ho lasciato solo sbigo attacco e rimonta. E quindi questi sono, diciamo, forse i più utili che vi segnalo. Come vedete hanno qualche abilità che può esservi utile, come nervi saldi oppure rompiforma, ma potete usare moltissimi Pokémon. Sicuramente tra Squaccabilly e Flamigo io userei Flamigo, giusto perché così so di poter colpire anche un Pokémon spettro, però si può usare anche Vatrel. Ci sono moltissimi moltissimi Pokémon che si possono utilizzare per questa strategia. La cosa importante è che appunto possano imparare una mossa priority, quindi priority più 1 o più 2, e la mossa rimonta. Questo è tutto quello che deve succedere, e ovviamente se è una pre-evoluzione ancora meglio, perché appunto non dovrete salire di livello per farla evolvere, e se impara queste mosse a livello basso ancora meglio, oppure potete usare la strategia di fare l'uovo, come vi ho detto. Detto tutto questo, magari andiamo a provare qualcuno di questi Pokémon, vediamo se possiamo andare ad affrontare qualche allenatore e vedere se funziona. Come vi dicevo, ovviamente può avere delle problematiche questa strategia, e magari vedremo. Per esempio andiamo a cercare un allenatore, direi che mi porto 5 Pokémon per la strategia Fear, e poi vabbè, questo Lucario al 100 giusto per ogni evenienza. E come vi dicevo prima di cominciare, ovviamente la strategia Fear, dopo che l'avete utilizzata una volta, il Pokémon salirà di livello e quindi diventa sempre più difficile da fare, quindi diciamo che ogni volta dovreste ricreare il Pokémon per la strategia Fear. Adesso vado a cercare un allenatore. Dunque, io purtroppo ho già battuto tutti gli allenatori in giro per Paldea e per Norvivia, e gli allenatori nell'istituto Mirtillo fanno tutte lotte in doppio, quindi non si può fare, perché come vi dicevo la strategia Fear soffre molto le lotte in doppio. Quindi ovviamente mi ero dimenticato che si possono ribattere i membri del Team Star, quindi proviamo a rifare questa lotta con Ortiz per esempio, giusto per provare la strategia Fear. Chiaramente per ogni Pokémon che gli uccidiamo con la strategia Fear dovremo poi cambiare il nostro Pokémon, perché sarà a uno di vita. Per esempio abbiamo questo Flamigo, forse era meglio tenerci Flamigo per un Pokémon spettro che poteva arrivare, però vabbè, comunque andiamo a provarlo.
E quindi noi andremo a fare sempre in questo caso rimonta, noi siamo a livello 1, lui dovrebbe ovviamente attaccare prima di noi. Chiaramente se lui non ci attacca aspettiamo il prossimo turno, cioè facciamo rimonta che andrà a togliergli poco e niente e aspettiamo il turno in cui ci attacca. In questo caso ci ha attaccato, quindi ottimo, andiamo a fare rimonta e vedete che lo portiamo a 1 di vita e adesso finto attacco, non è importante, tanto anche se non fa danno l'1 di vita glielo toglieremo comunque. Adesso chiaramente gli abbiamo ucciso il suo Pokémon, vedete era 65, noi abbiamo un Pokémon a livello 1, diciamo che questa la parte un po' divertente. Adesso vedete che sono saliti tutti, quindi sarà tutto un po' più complicato purtroppo. Adesso abbiamo una Azumarill e qui andiamo ovviamente a cambiare Pokémon. Per esempio mettiamo, non so, questo Komala. Ovviamente ormai è a livello 20, quindi tutto potrebbe ovviamente un po' complicarsi, però vedo che i suoi Pokémon sono al 60, quindi comunque speriamo che ci mandino comunque a 1 di vita. Chiaramente se volete essere poi molto precisi, non distribuite EV, perché non date EV in difesa o in difesa speciale. Se proprio dovete darli per riempire in modo che non li acquisiate durante la lotta, dateli in attacco o in attacco speciale, perché tanto non vi serve avere l'attacco o l'attacco speciale elevato. Lui ci fa breccia, ci porta a 1 di vita, poco al nastro, ovviamente la strategia è identica. Dicevo, gli EV magari dateli in attacco speciale, se proprio non volete fargli guadagnare in difesa speciale o in vita. E per quanto riguarda gli EV, non maxatene nessuno, chiaramente, lasciateli esattamente come sono. Qua facciamo sbigo attacco, sperando che lui ci attacchi. Bene, ci ha attaccato perché noi abbiamo attaccato. Come vi dicevo, sbigo attacco funziona solo se lui ci attacca. E in questo caso è andata così. Adesso ci sarà un suo prossimo Pokémon. Qui saliamo sempre di livello, quindi ovviamente la cosa si complica. Abbiamo Wigglytuff in questo caso. Andiamo ancora a cambiare Pokémon e mettiamo, non so, per esempio questo Delibird in questo caso. E andiamo a effettuare la solita strategia, chiaramente identica. Adesso voglio solo finire la lotta. Era solo un esempio per farvi vedere che possiamo battere un allenatore, diciamo, sulla carta molto forte, anche se non dovrebbe essere un problema battere questo tipo di allenatori se avete Pokémon al 100, ma è giusto la soddisfazione di avere un team a livello 1 che batte appunto tutti questi Pokémon. Qua si attiva sempre il nostro Pokalmastro e ancora una volta adesso andremo a fare la nostra priority. Possiamo fare sia attacco rapido che geloscheggia, in questo caso perché Delibird ne ha due, facciamo, non so, geloscheggia per esempio, e vedete che attacchiamo sempre prima di lui. Dicevo, ci sono mille modi in cui questa strategia può andare male, ma nel 90% dei casi non dovrebbe, perché non è che tutti i Pokémon hanno mosse con priority o per esempio mettono il campo psico, diciamo che sono comunque casi molto particolari. Però proprio per questo motivo, adesso andiamo a mettere magari Smeargle, dicevo proprio per questo motivo in una lotta competitiva in cui magari ci sono anche dei giocatori esperti hanno mille modi per mettervi i bastoni fra le ruote, però sicuramente in PvE, quindi con appunto il gioco base, non dovreste avere dei problemi a utilizzare questa strategia. Adesso qua si sta un po' dilungando la lotta, comunque era solo per farvela vedere, quindi la completiamo. Adesso ancora lui ci manda a 1 di vita, si attiva il focal nastro e qui andremo a fare extra rapido. No, adesso facciamo rimonto, ovviamente lo portiamo a livello 1 e qui andiamo a fare extra rapido. Come vi dicevo, volevo portare un Pokémon con l'abilità vigore giusto per farvi vedere che appunto si attivava l'abilità al posto del focal nastro, ma è la stessa cosa, mi sono dimenticato di portare per esempio Donphan. Vedete che stiamo comunque salendo di livello, ma sembriamo reggere, cioè sembriamo comunque che anche a livello 30 appunto questo Tinkating dovrebbe arrivare a 1 di vita, perché comunque è un Pokémon non completamente evoluto, non gli abbiamo dato EV, non gli abbiamo dato EV ed è comunque a livello 30, quindi un Pokémon al 60, pienamente evoluto come questo che sta entrando in campo adesso, che dovrebbe essere l'ultimo, ed è Eterenni, dovrebbe comunque portarci a 1 di vita. Dicevo, non è detto, quindi è meglio se siete a livello 1, ma chiaramente non è fondamentale. Questo dovrebbe essere il suo ultimo Pokémon, lo teracristallizzerà, ma in teoria noi dovremmo comunque riuscire a vincere anche se teracristallizza. Vi segnalo che questa strategia tra l'altro non funziona sui Pokémon teracristallizzati nella mappa, perché quelli hanno una gestione della vita un po' diversa, appunto li portate in vita rossa così poi perdono la tera e potete catturarli, e chiaramente non funziona nei Raid Teracrystal, perché rimonta nei Raid Teracrystal non fa quello che dovrebbe fare. E qui ancora una volta vedete che la strategia ha funzionato. Spero che sia l'ultimo Pokémon di Ortiz, perché abbiamo finito i Pokémon per la strategia Fear, e in caso contrario vabbè, metteremo Lucario e Vitaglio alla lotta. No, abbiamo vinto, perfetto, e quindi la strategia ha funzionato. Mi sono dimenticato che si stanno evolvendo tutti ovviamente perché hanno guadagnato esperienza, blocchiamo l'evoluzione di tutti, e chiaramente vi consiglio comunque di farlo perché
Ovviamente potete usare questo Pokémon magari ancora una volta, o tutti questi Pokémon potete usarli ancora qualche volta. Se li curate tutti, ovviamente devono essere a piena vita per utilizzare ancora il Focalnastro, però a livello 30 vanno benissimo per essere comunque riutilizzati. E chiaramente potete usare questa strategia anche per magari andare a vincere la Lega o magari nel torneo dell'Accademia. Sempre state attenti che, come vi dicevo, ci sono mille modi in cui qualcosa potrebbe andare storto. Prima di concludere vi faccio vedere solo un ultimo motivo per cui vi ho parlato di questa strategia, ed è per la cattura dei Pokémon. Per esempio andiamo da un leggendario che abbiamo magari di qua vicino. Per esempio mi sembra che sopra la Lega dovrebbe esserci ancora Solgaleo, e infatti eccolo qua. Dicevo, questo metodo può essere utilizzato anche per la cattura, però aspettate, fatemi andare chiaramente a prendere un Pokémon che possa effettuare questa cosa in modo migliore. Per esempio qua abbiamo Sudowoodo. Dicevo, può essere usato anche per la cattura, perché appunto se lo usate a metà questo metodo, chiaramente perché non dovete uccidere il Pokémon, porterà il Pokémon che volete catturare a uno di vita. Semplicemente è un falso finale, praticamente è un modo per fare falso finale molto più completo, se posso dire, perché molte volte falso finale, anche se il vostro Pokémon è a livello 100, appunto siccome le mosse normali di solito non sono super efficaci contro nessun Pokémon, voi non avrete la possibilità di portarlo a livello 1. Sì, potete fare lanza spada, vedete che siamo sopravvissuti con vigore, e adesso gli faremo appunto la nostra rimonta e quindi lo porteremo a 1 di vita, e questo non si basa sul nostro attacco. Chiaramente adesso mandiamo fuori Sudowoodo, oppure ce lo facciamo uccidere e entriamo con il Pokémon per catturare. Quindi questo è solo un metodo per portarlo in modo sicuro a uno di vita, e funziona, ripeto, anche sui Pokémon spettro se avete l'abilità Nervi Saldi. Quindi semplicemente è un modo più sicuro per fare falso finale, perché mi è capitato moltissime volte che magari per portare un leggendario a uno di vita servivano due o tre falso finali, anche se avevo il mio Smeargle. Vabbè, adesso qua si è ucciso perché c'è stato il contraccolpo, vabbè, tanto io non salverò perché comunque tutti i Pokémon li ho fatti salire di livello ormai, quindi diciamo che questo è un video che rimarrà solo appunto come video, ma io dopo spegnerò senza salvare, così mi rimangono tutti i Pokémon a livello 1. Dicevo, qua si è ucciso per il contraccolpo, questa è un'altra cosa che può andare storta. Chiaramente se il Pokémon fa una mossa da contraccolpo è un problema, ma comunque sarebbe stato un problema anche con falso finale. Comunque semplicemente volevo segnalarvi che la strategia Fear utilizzata diciamo a metà può essere utilizzata anche per catturare, quindi magari potete prima appunto farlo arrivare a 1 di vita e poi mettere un Pokémon che lo addormenta, però è un modo più preciso di fare falso finale. Comunque direi che con questo possiamo concludere il video. Come vi dicevo, ci sono moltissimi Pokémon con cui si può effettuare questa strategia, e molti Pokémon hanno le loro caratteristiche e i loro lati positivi. Come vi dicevo, qualche Pokémon può non essere addormentato, quindi vi risolve il problema dell'addormentamento. Qualche Pokémon magari, per esempio, come abbiamo visto con Tinkatink, ha l'abilità rompiforma, quindi rompe l'abilità degli altri Pokémon, e quindi un'abilità che può darvi noia, come per esempio Codarmatura, con cui non vi fanno usare delle priority, potete rimuoverla. In più, per esempio, Tinkatink è anche tipo acciaio, quindi non sarà soggetto all'avvelenamento, e quindi tutti i Pokémon che si possono utilizzare possono avere i loro lati positivi. Ripeto, secondo me i più utili sono per esempio quelli che hanno l'abilità Nervi Saldi, perché il fatto di non poter colpire i Pokémon di tipo spettro è una grossa limitazione, perché appunto un diciottesimo dei Pokémon, perché è una tipologia su 18, non potete toccarla in teoria se volete utilizzare la tipologia Fear. Quindi Nervi Saldi è veramente molto utile, ma altre abilità possono esservi comunque utile, o per esempio Pokémon con vigore che possono tenere un altro strumento per magari appunto risolvere altri problemi, e quindi non avere la necessità di tenere il Focalnastro. Infine, comunque, fatemi sapere se voi avete altri Pokémon che utilizzate per la strategia Fear, o magari adesso che ne siete venuti a conoscenza avete altre idee di altri Pokémon che potrebbero utilizzare questa strategia in modo molto utile. E comunque vi segnalo che era più che altro una curiosità. Per quanto riguarda il PvP, fatemi sapere se magari avete intenzione di utilizzarla o se avete mai visto utilizzare questa strategia, ma come vi dicevo ci sono moltissimi modi per impedirvela, però ci sono anche moltissimi modi per magari attuarla, perché appunto voi potete avere un Pokémon con bruciapelo e quindi magari effettuate la strategia Fear, portate l'altro Pokémon a uno di vita e poi mettete in campo un Pokémon con bruciapelo che sicuramente farà paura all'avversario, perché appunto basterà quel bruciapelo per uccidergli il Pokémon che gli è stato portato a uno di vita. Oppure potete avere vari Pokémon che hanno mosse priority, per esempio potete portare, non so, Dragonite con extra rapido, e quindi non per forza il vostro Pokémon a livello 1 con il Focalnastro deve utilizzare la priority per uccidere l'avversario, e quindi anche se ve lo uccidono dopo rimonta, voi magari avete altri Pokémon con altre priority per comunque far paura all'avversario. Quindi sicuramente diciamo che non è impossibile utilizzare la strategia Fear in PvP, ma
comunque direi che sicuramente non dovrebbe portarvi in alta classifica, però può essere una cosa divertente da fare oppure semplicemente da fare nel gioco come vi ho fatto vedere per sconfiggere i vari allenatori o per catturare i vari leggendari. Detto questo, come vi dicevo, era un video un po' estivo, giusto per rendere a tutti nota questa cosa della strategia FIAR. Non me la sono inventata io, chiaramente è una cosa nota dai primi giochi Pokémon, quindi sicuramente molti di voi magari ne erano già a conoscenza e spero comunque che il video vi sia stato utile e che sia stato un pochino interessante. Comunque, come vi dicevo, torneremo anche alla programmazione su ovviamente tutti gli eventi che dovranno uscire nelle prossime settimane e magari altre build per i Raid Terra Crystal o magari altri video comunque in generale sul mondo Pokémon. Ma questa comunque è un'altra storia e la vedremo, come ho detto, in un prossimo video. Grazie comunque di aver visto il video e a presto.